E dunque implicitamente il nostro desiderio di una vita piena e condivisa con tutti. La tavola dice convivialità, dice amicizia, dice comunione. Quando vogliamo manifestare il nostro amore per qualcuno, dividiamo con lui il cibo. Gesù stesso ha fatto così. Ha lasciato il segno più grande del suo amore nell'Eucaristia, quella che noi stiamo celebrando, mentre era a tavola con i suoi. Ma la tavola è anche un luogo di rivelazione di quello che abbiamo detto. È ancora a tavola, infatti, che si manifesteranno nella vicenda di Gesù il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. A tavola, le nostre tavole, si palesano tante cose che altrove riusciamo più facilmente a tenere nascoste. E Gesù che cosa osserva in quel banchetto? Due atteggiamenti che in fondo si riducono a uno solo: quell'egoismo mortifero che chiude anziché aprire, che distrugge mentre crede di tenere per sé per conservarlo. La prima espressione di questo atteggiamento la vede negli invitati, la seconda in quello che li ha invitati. Negli invitati Gesù cosa osserva? Che scelgono i primi posti imponendosi agli altri. In chi ha organizzato quel banchetto osserva che anche lui aveva scelto, non i primi posti, ma aveva scelto i suoi invitati secondo criteri di convenienza. Ma che tristezza in quel momento di festa, di gioia intorno a un buon pranzo. Gli invitati che fanno a gara per mettersi in mostra e il padrone di casa che li ha invitati per interesse. Scena tristissima. Non è un pranzo, è una triste parodia di un pranzo. Ma in quel pranzo c'è la nostra vita. Ci sono i nostri atteggiamenti quotidiani, che spesso assomigliano molto a quelli degli invitati a pranzo come a quelli del padrone di casa. E allora Gesù interviene. Interviene non per condannare, ma interviene per insegnarci a vivere e a vivere un po' meglio di quello che spesso siamo capaci di fare. Interviene per scardinare quelle logiche che ci paiono a nostro vantaggio, ma che in realtà ci distruggono dall'interno. Gesù interviene perché sa che quella è una via per la quale la vita non può passare, mentre passa la morte. La morte che ci diamo da soli quando mettiamo al centro noi stessi ed escludiamo gli altri, fino al giorno in cui scopriamo la solitudine nella quale ci siamo ridotti a furia di mettere al centro il nostro io malato. Agli invitati al banchetto, cioè a noi che siamo qui oggi, comunità parrocchiale, civile, comunità monastica, Gesù dice ancora quell'unica parola: chi si esalta sarà umiliato. Attenzione, non sta annunciando una giustizia riparativa alla fine dei tempi, per cui chi ha goduto di qui sarà punito di là. Ma già ora, nel nostro quotidiano, avviene questo rovesciamento. È come se dicesse: a furia di metterti al primo posto e di non vedere gli altri, pian piano ti troverai all'ultimo posto, perché ti troverai solo, senza gli altri. E chi è solo, anche quando è al primo posto, in realtà è come se fosse all'ultimo, perché è solo. Anche la tua vita, anche la mia vita, viene dagli altri, passa attraverso di loro. E al padrone di casa cosa dice? Che a noi oggi dice: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, perché a loro volta non ti invitino e tu abbia il contraccambio. Come a dire:
quel gioco di interesse per cui do per avere ti rimpicciolisce sempre più. Una cena offerta per interesse al massimo sarà ricambiata da un'altra cena. Anche qui non passa la vita. A furia di fare cene di interesse, di intrattenere rapporti di interesse, il tuo mondo, il mio mondo si restringe e la grazia ci abbandona. L'una e l'altra sono logiche di morte. Logiche di morte che rischiano di entrare nelle nostre vite personali, comunitarie, di una comunità monastica o di una comunità civile. Logiche che ci fanno morire di solitudine, perché si muore anche di solitudine. Si muore quando gli orizzonti si rimpiccioliscono. Ogni volta che concentriamo il nostro sguardo su di noi, sul nostro interesse, sul nostro volto, ci condanniamo da soli. La vita e la grazia passano solo attraverso la gratuità e la libera offerta di sé. È quello che ci ricorda la vita di questo martire che oggi ricordiamo, di San Secondo. Il suo martirio dice la libertà con cui ha guardato a se stesso e alla sua vita. La libertà di chi non ha avuto nulla da difendere, ma tutto da offrire, tutto da condividere. Non ha cercato il suo interesse, non ha cercato di farla franca, non ha avuto paura di perdere e allora ha trovato tutto. San Secondo è stato semplicemente un uomo, un discepolo del Signore, che non ha messo al centro se stesso, ma al centro ha messo il suo Signore e i suoi fratelli e sorelle, cui si rifiutò di fare del male e per questo dovette pagarla con la vita. Così, egli non ha perso la vita, ma l'ha custodita fino a noi, che ancora oggi siamo qui a fare memoria di questo sconosciuto quasi soldato venuto da una terra per noi altrettanto sconosciuta e così lontana. Ma questo è anche ciò che Gesù ha vissuto. Lui che si è messo all'ultimo posto e da lì ci ha guardato, si è rivolto a noi che siamo poveri, storpi, zoppi e ciechi, a noi che non abbiamo da ricambiare, e ci ha invitati al suo banchetto. È quello che ancora noi oggi celebriamo, in questa Eucaristia che ci vede riuniti nel suo nome e nella comunione tra di noi e con tutti i santi del cielo e della terra, oggi in particolare ricordando uno di questi volti, quello del martire San Secondo.